49esimo del secondo tempo, Volpi pesca Maniero in mezzo all'area, Super Pippo al volo, batte Toldo che questa volta non può far nulla. Il nuovo Venezia dopo la Lazio batte anche la Fiorentina, sempre più afflitta dal mal di trasferta. Quasi un anno senza vittorie per il peggior girone d'andata da quando è tornato in Serie A. Giovanni Trapattoni non trova spiegazioni. Anche oggi eravamo un po' troppo lenti nel ripartire, non so, chiederò se era un fatto fisico o se un fatto psicologico, perché l'accompagnare le azioni dei Battistuta, dei Chiesa o dei Rui Costa non eravamo in molti e a volte un po' troppo lenti. Anche il Venezia in casa cambia faccia, contro la Fiorentina si vedono i due nuovi acquisti, in mezzo si fa apprezzare il croato Tomislav Rukavina e dai piedi di Pierluigi Orlandini partono i cross per la coppia Ganz Maniero. Io me lo auguro di servire tanto a Maniero come a Ganz, ma soprattutto a questo Venezia, perché questo Venezia non ha bisogno solamente dell'Orlandini o di Ganz, ha bisogno di tutti. I nuovi danno concretezza alla squadra e così Volpi finalmente può muoversi dalla posizione di copertura della difesa, suo il gran tiro che sblocca il risultato attorno al quarto d'ora del primo tempo. La Fiorentina combina veramente poco, si vede Chiesa che tenta un paio di pallonetti e nient'altro. Fino al 47esimo, unica ingenuità della difesa lagunare, Battistuta solo in area, pareggia il conto. Con le immagini di Silvio Giulietti montate da Stefano Maschio passiamo alla ripresa, escono Berg per Nanami e Pierini per Rossitto. Ed è la Fiorentina che accusa il colpo, le squadre si allungano, il Venezia può addirittura giocare in contropiede. Entra anche Budan per Ganz e inizia la serie di miracoli di Toldo sul giovane croato. Fino al 46esimo Firicano entra duro da dietro su Budan per l'arbitro ed è espulsione. La panchina viola non ha nemmeno il tempo di reagire che la coppia Volpi-Maniero confeziona il gol a vittoria. È meglio di così, è una vittoria importante, penso anche meritata, ecco, alla fine, perché prima del 2-1 Toldo ha fatto un paio di parate strepitose, perciò ci abbiamo messa tutta, siamo stati premiati per questa nostra determinazione. Ecco.